tutti e bentornati a 20 anni peperoni, la rubrica di cucina dedicata alle ricette del fumetto Disney, anche se oggi metteremo il fumetto un po' da parte, anche se ci sarà sempre un topolino a farci compagnia. Sto parlando del signor Groviera, il simpatico topolino che compare nel cartone degli Aristogatti. Infatti andremo a cucinare la celeberrima crema di crema alla Edgar, accompagnandola con i biscottini che il signor Groviera divora assieme a questa famosissima crema. Procediamo con la preparazione. Iniziamo con la preparazione dei biscotti di pasta frolla del signor Groviera. Per prepararli ci occorreranno 250 g di farina 00, 80 g di zucchero semolato, 100 g di burro ben freddo, un uovo intero, quindi andremo ad utilizzare sia il bianco che il rosso, un cucchiaio di lievito vanigliato per dolci e un limone da cui andremo a grattugiare la scorzetta. Se preferite potete utilizzare anche la buccia di un'arancia oppure l'aroma alla vaniglia, a vostra scelta. Iniziamo versando in una ciotola abbastanza capiente la farina, l'uovo, lo zucchero semolato, il lievito per dolci e il burro. Amalgamiamo con le mani perché sarà più semplice, anche se probabilmente ci sporcheremo un po'. Ci vuole un po' per rendere il composto omogeneo. Dovete avere pazienza per lavorare la pasta frolla perché è un po' delicata. Sa di farina. Come vedete, la nostra pasta frolla è stata ben amalgamata. A questo punto possiamo procedere grattugiando la scorzetta del limone per dare un po' di sapore e anche un po' di colore. Continuiamo ad amalgamare per rendere omogeneo il sapore della scorzetta. Come vedete sta diventando sempre più compatta. Man mano che la lavorate diventerà sempre più dura e omogenea. Quando la vostra pasta frolla smetterà di essere sbriciolosa, anche se non so se esista questo termine in italiano, a questo punto sarà pronta per essere lavorata. Proseguiamo andando a stendere la nostra pasta frolla per ottenere i biscottini. Nel frattempo vi consiglio di preriscaldare il forno circa 200 gradi. Ovviamente ci aiuteremo con un mattarello. La pasta frolla è molto delicata e friabile, quindi tende a rompersi facilmente. Stenderla potrebbe essere un'operazione un tantino delicata. Utilizzare della carta forno può aiutarvi per non farla appiccicare sulle superfici. Non preoccupatevi troppo della forma che avrà la vostra pasta frolla, anche perché tanto dovremo andare a ritagliarvi dei biscotti, quindi non è assolutamente importante. La mia sta venendo un po' brutta, ma pazienza. L'impasto non dovrà essere né troppo doppio né troppo sottile, ma dovrete trovare una buona via di mezzo. Ora potete utilizzare o uno stampino per biscotti, che io non ho perché sono una povera fuorisede, oppure una semplice tazzina, comunque qualcosa che abbia una forma rotonda. Quindi semplicemente andiamo a fare pressione contro la pasta frolla per ottenere una forma rotonda. Schiacciate bene, magari ruotate anche un pochino, ecco qua. Una volta che avrete ottenuto i vostri biscotti, con la pasta frolla avanzata potete ripetere l'operazione, quindi stenderla di nuovo per ottenere altri biscotti, oppure congelarla e utilizzarla in un momento successivo, potete scegliere voi. Utilizziamo un ruoto da forno e andiamo a inserirvi all'interno i nostri biscottini, facendo attenzione a non romperli. Distanziamoli bene tra loro perché in forno probabilmente cresceranno. Proseguiamo con la preparazione della crema di crema alla Edgar. Ci occorreranno 250 ml di latte parzialmente scremato, 15 g di zucchero semolato, 20 g di farina 00, un uovo di cui utilizzeremo solo il rosso, e come spezie io utilizzerò la cannella in polvere
e la noce moscata frantumata, ma voi potete utilizzare quello che preferite. Come prima cosa andiamo a inserire in una ciotola abbastanza capiente il tuorlo dell'uovo, quindi separiamo il tuorlo dall'albume. L'albume non ci servirà, quindi possiamo metterlo da parte per cucinare altro. Andiamo a inserire nel tuorlo dell'uovo lo zucchero semolato, piano piano, magari mescolando gradualmente con un cucchiaio. Utilizzando uno sbattitore elettrico, ma anche una frusta normalissima va bene, andiamo a montare il tuorlo con lo zucchero. Successivamente prendiamo un cucchiaio di latte e andiamo a inserirlo nella farina e mescoliamo con cura fino a rimuovere i grumi. Andiamo a inserire la restante parte del latte nel tuorlo dell'uovo con lo zucchero e infine utilizziamo le spezie per dare un po' di sapore, nel mio caso la cannella e la noce moscata frantumata. Possiamo servirci di nuovo delle fruste elettriche per amalgamare bene. Solo alla fine andremo ad aggiungere la farina con il cucchiaio di latte. Come vedete abbiamo ottenuto un composto molto spumoso. Aiutatevi con le mani se necessario. Andiamo di nuovo ad utilizzare le fruste elettriche. Quando il tutto sarà ben amalgamato, possiamo procedere con la cottura. Come vedete, piano piano la nostra crema si sta addensando. Ecco qui i nostri biscottini del signor Groviera pronti per essere assaggiati, ovviamente accompagnandoli con la crema di crema alla Edgar. È da quando sono piccola che sogno di assaggiare questa ricetta e sono proprio curiosa di vedere che sapore ha. Voglio procedere all'assaggio proprio come fa il signor Groviera nel film degli Aristogatti, quindi mangiando insieme il biscotto con la crema. Appena un assaggino. Ottimo. Sono molto curiosa. Mamma mia, buono. La crema ha un sapore molto delicato e anche molto autunnale, visto che c'è la cannella, e secondo me è l'ideale per fare colazione in queste giornate. È davvero davvero molto buona. Se anche voi avete sempre sognato di assaggiare la crema di crema alla Edgar, e so che è così, cucinatela anche voi, taggateci nelle vostre storie e nei vostri post, fateci sapere se vi è piaciuta. Ci vediamo alla prossima ricetta. Buon sonno, voglio dire buon appetito.